Ciao ragazzi, bentornati su Crimax. Allora, come avrete letto nel titolo, questo è un video unboxing. Ho voluto venirlo a fare qui all'aperto, non volevo star chiuso in casa, sono alle Giarrette e con l'occasione adesso vi faccio vedere quello che ho preso qualche settimana fa. Ovvero, eccoli qui, i nuovi Fox MX, sensori di casa Fox. E niente ragazzi, questo non è un vero e proprio unboxing, perché in realtà io questi li ho già aperti e li ho già provati, ma l'ho fatto perché prima di parlarvene, prima di darvi magari il mio personale parere, ho voluto prima provare per capire bene come funzionano, come lavorano, e devo dire che ragazzi sono veramente un gran prodotto di casa Fox. Adesso vi faccio vedere cosa c'è nella confezione. E io ho preso il cofanetto da 3+1, quindi tre sensori più la centralina, e sostanzialmente io li ho scelti per due motivi in particolare. Il primo è che a me personalmente piace molto l'estetica Fox, quindi mi piace molto la linea che hanno questi sensori e mi è sempre piaciuta, e questo è uno dei motivi principali. Secondo motivo è il suono che emettono. Hanno un suono molto bello, cupo, pulito, non hanno quel suono magari acuto, stridulo che magari hanno molti altri avvisatori. E quindi questi sono i due principali motivi per cui li ho scelti. Poi ragazzi, anche a livello di prezzo stanno in una fascia media, quindi è un prezzo comunque accessibile, credo, quasi a tutti. Adesso vi mostro cosa c'è all'interno e vi faccio vedere un po' il tutto. Bene ragazzi, allora andiamo ad aprire la confezione, la valigetta più che confezione, e vi faccio vedere cosa c'è all'interno. Eccola qui. Allora, trovate ovviamente gli avvisatori, la centralina, istruzioni e l'aceto ad attaccare alla centralina. In più c'è anche questo, che è un cacciavite. Da una parte c'è un cacciavite a stella, dall'altra parte invece c'è questa punta qui che serve per impostare, diciamo, associare l'avvisatore con la centralina qualora doveste prenderne comunque il quarto, perché mi prende il 7-4 più 1 non c'è bisogno, ma per chi adesso come me se volessi prendere un altro devo associarlo. E gli avvisatori sono tutti quanti con la propria protezione, come vedete qui, e che è in plastica. Cosa da non sottovalutare, perché come nel caso mio, io gli avvisatori solitamente li lascio nel boots bar, e questi oltretutto li andrò a montare nel rod pod, quindi sul Daico, e quindi quando chiudo tutto e butto in macchina c'è il rischio che qualcosa magari vada a urtare l'avvisatore. Ecco, se avete una protezione in plastica così, sicuramente è più al sicuro che piuttosto che una protezione magari in gomma o in tela. Quindi il fatto che sia in plastica è una cosa molto positiva. E quindi, allora, avvisatori, centralina, l'aceto e istruzioni. Adesso vi mostro l'avvisatore. Allora, adesso andiamo a vedere l'avvisatore un po' più da vicino. Quindi tolgo la protezione, eccolo qui. A me ragazzi piace veramente molto sto avvisatore, c'è poco a fare. Allora, innanzitutto la prima rotellina è il volume, quindi qui avete i vari livelli di volume. Invece la rotellina sotto è la tonalità, quindi partirà da un suono più grave per andare poi a un suono più acuto, ma poi ve li faccio sentire. E invece questa è la levetta di accensione, avete tre posizioni, spento, così è acceso, regolato alla sensibilità, diciamo, intermedia, e qui avete la massima sensibilità. Questi avvisatori hanno due livelli di sensibilità. Allora, messo così, quindi tirato tutto sotto, avete quella massima, quindi suona, diciamo, deve uscire poco filo perché suoni. Invece se la si mette centrale così è un po' meno sensibile, quindi deve uscire un po' più filo perché vada a suonare l'avvisatore. Qui avete un LED. La cosa bella è che potete scegliere 6 colori diversi, quindi potete avere 6 colorazioni diverse sul LED. Qui dietro vedete, questo è il vano batterie, adesso poi vi apro e vi faccio vedere. Questo è il tastino che serve per cambiare la luce. Invece qui avete questo,
che si va a togliere, e qui si inserisce il jack per le scimmiette. Adesso vi faccio vedere anche per la batteria. Prendo il suo cacciavite, vado a mollare le due viti, quindi adesso vi faccio vedere anche dentro bene come è fatto. Allora, ecco, vedete? Due batterie mini stilo, si rimette il suo coperchietto, è anche veloce, insomma, da smontare e rimontare, sono due viti. Devo dire che la chiusura è veramente ermetica, cavolo. Bene, allora, vi dicevo prima le luci, andiamo a vedere, c'è il rosso, verde, blu, giallo, questo è il viola, questo è il bianco, vedete? Cambia proprio la luce, cosa veramente stupenda. E adesso vi faccio sentire il suono, quindi i vari livelli che ha di toni. Allora ragazzi, vi faccio sentire le varie tonalità che hanno. Allora, intanto volume lo alziamo al massimo, quindi questo è il massimo, così non suona. Il primo livello è questo, quindi c'è una bella differenza di volume. Allora, la prima tonalità è questa, questa è la seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima, ottava, quindi 8 livelli, insomma, di tonalità. A me, ragazzi, piace il primo. Per me il Fox, questo è il suo suono. C'è poco da fare. Allora, adesso, visto che ho tutto fuori appunto per fare il video, voglio fare un piccolo test, giusto per capire da sensore a sensore, insomma, varie differenze. Uno di voi, ragazzi, ci ha scritto tempo fa e dicendoci appunto che lui, quando è fuori la notte, quindi fa le notturne, viene disturbato costantemente dai suoi avvisatori perché si appoggia l'alga, magari da piccola tocca il sensore, suona, lui si sveglia. Quindi ci chiedeva un aiuto per trovare un avvisatore dove, prima che suoni, insomma, debba uscire filo. Purtroppo noi non conosciamo tutti gli avvisatori del mercato, quindi non riusciamo a dire, ma tantomeno saremo esperti da poterlo fare. Quindi, giusto per capire un po' questa cosa qui, vi faccio vedere con i miei avvisatori che differenza c'è tra l'uno e l'altro a livello di sensibilità. Quindi andrò a regolare la sensibilità e vediamo quanto filo esce prima che l'avvisatore suoni. Allora, come facciamo a capirlo? Bene, con un metro. Allora, adesso io regolo la sensibilità al massimo del Fox, quindi dovrebbe suonare con poco filo. Partiamo, ragazzi, facendo testo al 10, ok? Quindi appoggio il 10 e adesso faccio uscire il filo. Vediamo se riesco a tenerlo così. Allora, suona praticamente a ogni centimetro di filo regolato al massimo. Ogni centimetro lui suona. L'altra sensibilità, 2 centimetri ogni 2 centimetri. Quindi, regolato al massimo, devono uscire 2 centimetri di filo prima che lui suoni. Oltretutto, questi Fox hanno un sensore di TEC, che praticamente è un sensore che praticamente dovrebbe non far suonare l'avvisatore quando si appoggia l'alga, quando c'è una tocca veloce, quindi non dovrebbe far suonare l'avvisatore, che sarebbe il sensore della boccata. Quindi Fox dovrebbe facilitare in questo. Io purtroppo finora non ho potuto provarlo perché per quello che l'ho usato ho avuto solo partenze, quindi non ho potuto rendermi conto di questo, però questo, il sensore dovrebbe funzionare così. Adesso vi mostro i ProLogic.
Allora ragazzi, vediamo i ProLogic, li accendo. Ok, allora adesso vediamo. Io qui ho una regolazione che va da 1 a 5, dove 1 dovrebbe essere la sensibilità massima e 5 dovrebbe essere quella minima. Adesso vado a rifare il test. Allora vediamo a 1. Ogni centimetro suona. Vado a regolarla al massimo, quindi a 5. Quattro centimetri. Ogni 4 centimetri lui suona. Non è male, ragazzi, eh? Quindi su un ProLogic deve uscire, regolandolo veramente al massimo, che sarebbe poi la sensibilità, quella minima, praticamente escono 4 cm di filo prima che l'avvisatore suoni, ed è una bella regolazione. Adesso ragazzi, vi faccio vedere i miei micro vecchi della Fox. Accendiamo. Questi dovrebbero suonare con niente, purtroppo non hanno nessuna regolazione a parte il volume. Sì, ogni centimetro praticamente suonano. Bene ragazzi, allora vi ho fatto vedere i Fox che ho preso e ora spero di farli suonare il più possibile. E niente, vi ripeto, a me piacciono molto veramente, sia come proprio avvisatore, sia come a livello estetico, quindi questa è la scelta che ho fatto io, e poi ovviamente devono piacere e basta. Però ragazzi, sono avvisatori che sicuramente consiglio per il rapporto qualità prezzo e comunque per quello che sono. Però io ho preso un'altra cosa. Allora, oltre agli avvisatori, ho preso anche questa, che è praticamente la borsa della Ridge Monkey, quella per l'acqua. E adesso questa la apriamo assieme, perché devo ancora aprirla, quindi andiamo ad aprirla assieme. Ce l'ha anche Max, e proprio perché gliel'ho vista usare che me ne sono innamorato anch'io. Allora, andiamo ad aprirla. Tutto molto bene, eccola qua. Questa ragazzi è la non si può chiamare la borsa della Ridge Monkey, insomma, per l'acqua. Eccola qui. Allora, cos'ha di bello questa? Innanzitutto che è trasparente, quindi se dovete fare qualche prova di qualche rig, qualche stick mix, volete vedere come lavora, volete vedere se la pop up con rig che avete fatto sta bene, insomma, qui potete fare varie prove, perché appunto, essendo trasparente, riuscite tranquillamente a vedere il rig che lavora sott'acqua. Poi la cosa bella è che quando dovete metterla via la schiacciate così e non occupa spazio, perché veramente parliamo di una cosa minima, non occupa veramente spazio, quindi sicuramente viene comodo poi per metterla via, anziché avere il secchio che è quello, quindi quello è lo spazio che occupa. Invece questa qui, appunto, riuscite a metterla via tranquillamente. E poi c'è una bella capienza d'acqua, tiene 10 litri, non sono pochi, sono veramente tanti. Avete le maniglette per portarla via, e qui c'è un gancetto che non so a cosa serva, comunque vabbè. E anche questa ragazzi adesso la vedrete usare, già l'avete visto nei nostri video, perché appunto Max l'ha già presa, e mi sono convinto di prenderla anch'io, perché penso sia un gran prodotto. Bene ragazzi, con questo io vi saluto, spero che il video vi sia stato d'aiuto, spero di avervi mostrato qualcosa di interessante. Vi do appuntamento al prossimo video sul canale, e i nostri social come al solito li sapete. Ciao ragazzi, ciao ciao.